gran pubblico, sole, temperatura primaverile. In questa stupenda cornice, Cagliari e Roma hanno fatto il loro ingresso all'Amsicora. È la partitissima dell'ottava giornata di campionato. Scopigno ha dichiarato di non temere la Roma, che manca di capello e capelli. Elenio Herrera ha affermato dal suo canto di essere venuto in Sardegna per bloccare il Cagliari e salvare quindi il torneo. Ma per il tecnico romanista le cose non si mettono bene sin dall'inizio. Ecco come si presenta il Cagliari. Cross di Goris, aggiusta la palla di petto Greatti, gran tiro in corsa e prima splendida parata di Ginulfi in due tempi. La Roma parte in contropiede, Cordova serve Cappellini lanciato in aria, intervengono Zignoli e Nicolai, Cappellini va a terra e forse rigore, ma Francescon lascia correre. Mancano sei minuti al termine del primo tempo, galoppata di Nenè che segna e entusiasmo alle stelle sugli spalti dell'Amsicora. Prima di andare al riposo, Domenghini e Riva si esibiscono in un velocissimo contropiede. Il sinistro di Riva è impreciso d'un soffio e l'attaccante pesta i pugni per terra dalla disperazione. Riposo. Si riprende con una incursione della Roma, tiro finale di Petrelli, un terzino, ma fuori bersaglio. Si scatena il Cagliari, bolide di Domenghini che Ginulfi tocca appena, traversa e la palla finisce sulle braccia del portiere. Scopigno in panchina è tranquillo. Legnata di Riva su punizione, il palo salva Ginulfi. Però si dà da fare in contropiede, serve un bel pallone a Landini che segna, ma il cross dello spagnolo era stato effettuato quando la palla era ormai fuori campo. Francescon annulla nonostante le proteste del capitano romanista. Bello spunto in aria di Gori, il suo tiro è toccato da Ginulfi quanto basta perché finisca in angolo. Un tiro dalla bandierina di Greatti, testa di Riva e deviazione di Ginulfi. 16 i calci d'angolo collezionati dai cagliaritani. Ancora un cross di Greatti e tiro di testa di Gori. Si esibisce nuovamente Ginulfi. La Roma è in ginocchio. Solo nel finale si fa viva in contropiede, ma il tiro di Petrelli, che ha finito zoppicante l'incontro, è deviato in angolo da Albertosi. Elenio Herrera lascia sconsolato il campo.